Buongiornissimo ragazzi, come state? Allora, benvenuti in questo nuovo vlog Zoom Zoom. Siamo a martedì 30 gennaio. Domani celebriamo questo mese dalle balls. Allora, io dopo la caduta di ieri, come ho dormito? Ho dormito bene, dai. Mi sono svegliato un po' acciaccato, soprattutto il dolore qua sul collo, però vabbè, ci sta, ma niente di che. Andiamo avanti, oggi si ritorna al lavoro. Non avrei mai pensato di dirlo, ma grazie a Dio ci leviamo questa settimana anche dalle borse. Ci togliamo tante cose dalle borse questa volta. Piano piano, mancano 25 iscritti, raga, in questo momento. E poi magari quando uscirà il vlog questo giovedì sera, magari il miracolo è compiuto. Secondo me sì, positivi, positivi, la positività vince sempre. Allora, io mi sono svegliato da pochissimo, si vede dal mio stato. Ho fatto colazione, sono le 8:15. Adesso vado a vedere il TC, poi alle 9, massimo, massimo voglio alzarmi dal divano e cominciare a prepararmi un pasto da portare al lavoro. Ho ancora due piattini da lavare. Giornata bella, continua il sole e il ghiaccio ovviamente perché guardate le macchine. Se mette a fuoco il mio telefono, vedete le macchine sono completamente bianche perché siamo a meno 5. Wow, in questa casa, beati loro, è tutto chiuso, dormono ancora. Sono invidioso. Raga, vorrei che le vacanze cominciassero adesso perché è finito lo sciopero dei treni. Sì, però niente, non è possibile. Ma guardate, raga, un mesetto, 4 settimane, io sono di nuovo in ferie. Ho ancora 8 giorni. Speriamo che diventino di nuovo 9. 8 ce li ho. Quindi, bah, però non diciamo niente, per carità, zitti. Vedremo come andrà fra un mese. Febbraio è corto, passa veloce. Allora, vi mando un bacio per il momento, ci sentiamo durante il corso del vlog, ovviamente, della giornata. Dopo facciamo la passeggiata insieme per andare al lavoro, ricominciamo la nostra routine, la nostra, come dire, nostra vita. Ecco, va bene, vado, se giro il collo mi fa un po' male, è come se avessi dormito, come se avessi torcicollo praticamente. Non ho preso una pastiglia ancora, non lo so se prenderla, raga. Forse oggi per il rientro lavoro ancora una. Vediamo un po', adesso ci penso, ci sentiamo tra poco. Ci siamo, ci siamo. 9:20, raga. Ho fatto i piatti. Io odio lasciare i piatti la sera. La cucina sporca, guardate, adesso è tutta un'altra cosa. Però non avevo proprio voglia, io comunque vivo da solo, cioè non devo dare conto a nessuno, nel senso. Se c'è la cucina sporca, ci sono io e basta, però adesso mi fa molto piacere questo. Bene, ce l'ho fatta. Tra l'altro, tra poco devo di nuovo sporcare perché vi devo fare una pasta da portare al lavoro. Io quando faccio, allora, per chi non mi conosce, io lavoro, ho 2 turni, 6:12, no, scusate, 6:14, 6:02 e quindi mi alzo alle 4. In realtà questo turno lo faccio solo una volta al mese, praticamente, una settimana al mese, 5 giorni. È raro che lo faccio più di una settimana, insomma. E di solito il mio turno, infatti, per le prossime 3 settimane, a partire da oggi, ho il turno 14-20, compresa la pausa però di 30 minuti. Lavoro 7 ore e mezza. È un tempo pieno. E quindi esco alle 11 di casa. Quindi alzandomi più o meno alle 8 ho queste, sono 3 ore, 8, 9, 10, sì, 3 ore più o meno, mezza mattinata libera, insomma, e faccio queste cosine. A volte non faccio niente, a volte ho i piatti da lavare, oppure sempre mi devo preparare comunque un pasto perché faccio la pausa verso le 4 di pomeriggio, raga, sì, e per me è una cena, poi io torno a casa, mi bevo un caffè, una tisana, raramente stuzzico qualcosa e poi mi basta, insomma, faccio un pasto. Anche perché uscendo alle 11 di casa non faccio neanche pranzo. Poi al lavoro riusciamo sempre a stuzzicare qualcosa, lavorando in un banco, il banco del fresco, insomma, gastronomia, qualcosa si stuzzica sempre, non è che. Quindi adesso però oggi mi faccio una pasta, quindi sporco una pentola e vabbè, pazienza. E poi la lascerò lì e stasera la ritroverò lì sporca perché non ho voglia di ripulirla. Va bene, ecco, questo è un pochino per farmi conoscere dalle nuove persone. Quello che lava i piatti il giorno dopo.
Va bene. Comunque dai, volevo dirvi che stavo controllando i social, cioè soprattutto TikTok, Instagram, ovviamente Facebook, sono questi i miei tre contatti, i miei tre social se volete venirmi a trovare, ma oltre a YouTube ovviamente. Sono 8 giorni che il canale è stato chiuso e da quel momento ovviamente tutti mi avete cercato dappertutto con tanto amore, quindi sono aumentati i follower anche su TikTok, un centinaio, raga, su Facebook, tante richieste d'amicizia e su Instagram anche, forse siamo una cinquantina in più, grazie, grazie, ma mi ha stupito molto TikTok che siamo 100 persone in più. Appunto perché mi cercavate, insomma, per sapere cos'era successo. Devo dire che TikTok è il social che uso meno, faccio qualche TikTok appunto ogni tanto, soprattutto per pubblicarlo poi negli short di YouTube, insomma, perché TikTok ha tanti belli effetti. Comunque grazie, grazie mille. Ok, allora diciamo che sono le 9:23 in questo momento, adesso penserò alla pasta da farmi, ma userò sicuramente un sugo pronto, ne ho tanti, ho anche il pesto, ma pesto non ne ho voglia, raga. Cercherò un sughetto purtroppo pronto che ho comprato. Va bene, mi porterò la pasta per la cena. Vado a prendere lo zaino che mi devo ricordare anche di caricare, anzi di ricaricare, di riempire. Aspettate che io sono ancora dolorante. La vecchiaia più la caduta e questo è. Eccomi qua. Ho la mia borraccia che mi devo riempire perché mi porto l'acqua ovviamente da bere al lavoro. Questa qua, la borraccia. Benissimo, e non mi devo dimenticare, vado a prepararmi anche lo zaino. Quindi ci sentiamo tra pochissimo. Alla fine mi sono tirato fuori questo dall'armadietto, raga, me li mangio prima di uscire da casa, così resisto fino alle 4 mentre quando faccio cena praticamente. Sono questi cracker tipo Tuck integrali che avevo preso. L'avete visto nello svuota spesa? Ciao Michela che guardo sempre ogni mattina. Mi fa compagnia. Questa è la pasta, raga. Già pronta, eh sì, mi tocca fare così. Ti ho messo anche il formaggio, così è pronta da portare a lavoro. Avevo un ragù pronto e c'ho solo il pentolino qua. Gli do una sciacquata adesso, in realtà, dai. Ho solo sporcato quello e mi riempio l'acqua e sono a posto. Prontissimo per andare a lavoro, raga. Sono le 10:50 praticamente, quindi 10 minuti si esce. Ho fatto la doccia, bello profumato, mi manca solo l'orologio che non devo dimenticare perché io senza orologio, raga, non ci so stare. Ecco qua l'orologio, il pranzo è già nel sacco, nel senso è già nello zaino, anche l'acqua. Benissimo, devo dire che non vedo l'ora di vedere i miei colleghi, quindi dai, sono carico. Volevo fare una piccola analisi logica, no, un'analisi degli iscritti. Perché adesso siamo praticamente a 1000, dai, mancano 20 persone in questo momento, quindi siamo a 1000. Perché sono più importanti di quei 4280 che avevo raggiunto e mi viene da piangere? Allora, ovviamente sono un gran numero di iscritti, 4280, ma adesso questi 1000 sono persone che hanno scelto di rientrare, non che le altre fossero obbligate, attenzione, ne mancano ancora tante perché alcune di voi ancora non le vedo, mi stanno cercando, mi arrivano i messaggini, Paolo non ti trovo, quindi ne arriveranno altre. Perché hanno voluto proprio entrare, perché li mancavo, insomma, no? Oppure dalla curiosità. Grazie agli altri YouTuber sono entrati e sono nuovi del canale, insomma, quindi sono persone che mi seguono con il cuore. E quei 4280 io li ho raggiunti, ovviamente voi 1000 adesso siete voi, però tanti erano entrati, ad esempio, ci sono dei video che girano un po' di più e quindi ti portano tantissimi iscritti, però. La maggior parte di questi iscritti si sì, rimane nel canale, ci tiene a conoscerti, guarda tutti i video, ma il resto si iscrive e basta, rimane un'iscrizione perché è stata tirata da quel video. Ad esempio, mi erano cresciuti tantissimo gli iscritti per un video che avevo fatto parlando di YouTube anche io, ma proprio agli albori, raga. E quindi queste persone, alcune ovviamente si sono affezionate, ma altre. Scusate, sto prendendo la scopetta perché ho visto una ragnatela, intanto la tolgo se non mi rimane qua fino a stasera. E dicevo, questi iscritti erano entrati attirati dal titolo, da questo video, però non hanno più visto altri video miei, però ovviamente uno rimane iscritto, anch'io sono iscritto a tanti canali che non guardo in realtà, perché mi è piaciuto un loro video e poi non hanno fatto più contenuti,
che mi dava piacere guardare, quindi sono rimasto iscritto. Quindi un iscritto passivo praticamente. Ecco, quindi tanti sono arrivati da quel video, poi altri sono arrivati, devo dire la verità, da quel momento dei bomboloni, i bomboloni di Chiara De Alessandro. Sì, abbiamo fatto quello scherzetto che non l'hanno presa così tanto bene e lì mi ha portato un sacco di iscritti, raga, però loro sono entrati appunto perché piace questo mondo del dissing e questo mondo qua. Quindi i bomboloni mi hanno portato tantissimi iscritti, anche lì molti sono rimasti iscritti, però erano iscritti passivi. Ecco. Poi c'è stato, ecco, a differenza di quando Francesca Senz'anima ha parlato di me, abbiamo fatto delle collaborazioni, sono stati due o tre momenti, lì sono volato, però la maggior parte di questi iscritti, gente buona, che siete anche voi, tanti vengono dal canale di Senz'anima, quindi quando discorso diverso, e la maggior parte di questi utenti vengono da lì, anche quando ho fatto collaborazione con altri utenti, ovviamente ho ricevuto tanti iscritti. Insomma, ah, e poi ancora la collaborazione con Cibor TV. Che io quella collaborazione in realtà ce l'ho ancora. Cibor TV è questo apparecchietto per gli italiani all'estero e non solo, per vedere la TV legalmente, la TV italiana nel mondo. Ho fatto un video con loro, questo video aveva che è sparito, non so se loro l'hanno recuperato, 40.000 visualizzazioni, raga, quello forse mi ha dato 1.000 iscritti, che ovviamente sono entrati perché parlavo di questo, raga, quindi la maggior parte sarà stato iscritto, ma quei 1.000 della Cibor TV, io non so se li ritroverò qui, quindi avete capito come scende tanto. Per quello dico che sono più importanti questi iscritti che ho fatto in 8 giorni, 1.000, perché sono persone che mi amano, sì, letteralmente, e io contraccambio, quindi sono iscritti attivi, insomma, sono più importanti di quei 4.200. I numeri certo fanno piacere, i numeri sono alti, i numeri grossi fanno piacere. Intanto sto guardando l'orologio, ma a proposito di numeri, ma ho tempo. Quindi per quello magari qualcuno si chiede dove sono tutti questi 4.280 iscritti. Se pensate, raga, in 8 giorni ne ho fatti 1.000, cioè guardate che è una cosa d'affetto incredibile. Quindi tutto questo per dirvi che sono più importanti questi 1.000 iscritti o 1.500 che diverranno o 2.000 che quelli 4.280, ecco. Quindi bene, speriamo che mi sono fatto capire, io credo di sì. Vi mando un bacio, ci sentiamo ancora fuori per la passeggiata perché voglio farlo insieme a voi per andare al bus e poi stasera vi racconterò com'è andata il mio rientro lavoro dopo questa settimana di ferie terribile. Va bene, un bacio. Eccomi raga che sono uscito, sono le 11 puntuale, il bus passa alle 11.09 ma io in 3 minuti sono lì. Vedete che c'è ancora un po' di foschia però. Una bella giornata comunque. Devo stare attento dove metto i piedi. No, ma non è ghiacciato, raga. Ieri c'è stata proprio quella sfortuna della pozza della grondaia che sgocciolava tantissimo e ha fatto la pozza di ghiaccio, insomma, la lastra di ghiaccio. Non posso mettere ancora lo zaino sulle spalle perché mi fa male. Lo porto così, tanto anche perché è pesante, c'è il cibo dentro e la borraccia, quindi meglio portarlo così. Eccomi qua, ho messo il cappellino della Chiaretta, giubbottone. Siamo sui 0 gradi adesso, non freddissimo, va bene. Fa sempre piacere fare questa passeggiata con voi, la faremo anche a ritorno, quando appunto alle 8.40 arrivo qua col bus. Oggi è martedì, quindi il martedì al lavoro è la giornata morta, ma ci sarà comunque sempre da fare, abbiamo tanti compiti. Va bene. Un bacio a tutti, a stasera, raga. Ci vediamo fra 9 ore. Ciao, buonasera, sono le 20.50 di questo martedì 30 gennaio, ce l'ho fatta. Sono arrivato a casa, adesso mi rilasso, ho già preparato il caffè. Raga, siamo arrivati a 1.000 iscritti di più perché stanno crescendo ancora, siamo a 1.014 pochi secondi fa, devo andare a ricontrollare e mi sono commosso.
Grazie raga, 5 giorni abbiamo superato i 1.000, grazie ai vecchi iscritti, ai nuovi iscritti, agli amici youtuber che mi stanno pubblicizzando ovviamente, e aiuta tantissimo. Raga, siamo a 1.013, 1.014 poco fa, adesso tipo 20 minuti fa, poi li andrò a vedere, insomma abbiamo superato i 1.000. È una soglia molto, è un po', è una soglia psicologica, è una soglia che aiuta, che fa capire a YouTube che ci sono. Ed è bellissimo, raga. Tra l'altro, in 5 giorni abbiamo fatto 1200, forse di più perché aggiorno dopo 2 giorni. Insomma, 1200, 1200 ore di visualizzazioni, raga, in 5 giorni. Boh, grazie. Bisogna arrivare a 4000 per la monetizzazione, ma questo è un secondo passo che. Adesso passa veramente in secondo piano, raga. Che buio, mi fate mettere un po' la luce. Passa veramente in secondo piano perché l'obiettivo era i 1000, perché non potevo fare neanche le live sotto i 1000, per questo. E mi sblocca anche tante cose i 1000. E, insomma, ho fatto un respiro quando mi è arrivata la notifica. Anzi, una foto, mi sa, nel gruppo, in privato, qualcuno mi ha mandato la foto dei 1000. Mi ha detto, Paolo, hai raggiunto i 1000? Guarda, sei a 999 in realtà. Poi, sei 1000, 1001, 1002... Sembrava Capodanno, che emozione, raga, in 5 giorni, grazie davvero. Questo è tutto il discorso che ho fatto stamattina, che ho cercato di farvi capire degli iscritti passivi, attivi, perché io nonostante abbia 3.000 iscritti in meno praticamente, più o meno le stesse visualizzazioni sono un pochino calate, ma è normale. Però farvi capire che tutti quei 4.000 iscritti erano veri, per carità, erano veri, però passivi nel senso perché mi seguivano per una cosa, per un video che era uscito e poi rimangono lì e l'iscrizione rimane, ecco. Concludiamo sta cosa, raga, ma che bello. Adesso sono le 9, mi si è fermato l'ora, l'orologio, devo mettere la pila, quello della parete, vedete, si è fermato pochi minuti fa. Ma sono le 9 meno 10 passate, sta per cominciare la premiere del video, appunto di martedì sera. E non vedo l'ora di stare con voi perché dura anche tanto questo video, 45 minuti mi sembra. Staremo insieme nella chat e festeggeremo. Mi sto aspettando. Grazie. Mamma mia, che bello, raga. Il lavoro è andato bene, rientro tranquillo. Sapevo già che il martedì era il giorno più tranquillo della settimana. Ho riviso i miei colleghi, non tutti ovviamente. Ho raccontato anche la storia di YouTube, tutti dispiaciuti, è andata bene. Io qui ho un mal di gola tremendo, ma poi non può stare senza qualcosa, no? I dolori della caduta sono meno. Non so se è la caduta, raga, mi ha spostato il collo, mi ha spostato le ghiandole. Non lo so, mi fa male la gola, ma secondo me è un po' di raffreddore. Va bene, andiamo in premiere, che non vedo l'ora di stare con voi col caffeuzzo. Ci sentiamo o più tardi o domani mattina, ma credo di salutarvi ancora. Raga, che emozione! Ciao raga, sono le 10 e un quarto, la premiere è ovviamente finita, grazie, eravate in tanti, eravamo quasi 50, grazie, 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 il video ovviamente è online, il vlog che vi faccio vedere, come faccio gli hamburger fatti in casa, col pane, vi faccio vedere la nuova stampante che ho comprato, vi faccio vedere il regalo di mamma che era arrivato da Paolo e Barbara. Quindi, quante cose in quel vlog di 2 giorni fa, in realtà, perché questo qui è del giovedì sera. Ieri, mercoledì sera, c'era lo svuota spesa e l'altro ieri, martedì sera, questo vlog lungo e carino. Prima di andare a dormire, vi volevo salutare intanto un'amica che già vedete il suo canale, perché sì, ha ripreso dopo tanto, tanto, perché ha 2 belle bambine, quindi potete immaginare il tempo che ha una mamma, insomma, Anna Maria, la saluto, una mia vecchia iscritta, so che è brutto dire vecchia, ma che dai tempi d'oro mi segue, Anna Maria è il mio relax, che anche lei vive in Germania, ecco il suo canale, mi raccomando, andate a trovarla e ditegli, mi ha mandato il Paolino, e ha ripreso a fare video da un po' di giorni, vedete, un anno fa era qui, ho fatto un video da netto, e poi, ecco, 7 giorni fa ha ripreso e ha già fatto ben 3 video. Ovviamente il suo tema preferito è il make-up, soprattutto, insomma, robe da donne, ecco. Quindi potete capire.
l'ultimo video è andiamo al DM, quindi anche lei segue, va al DM come me. Ok, mi raccomando, andate a seguirla. Ciao Anna Maria. A dopo, buona... no, dopo no. Buonanotte. Tschüss. A domani mattina, amici. Siamo a 1015. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, mercoledì mattina, sono le 8:20, ho fatto colazione, sono sveglio dalle 8, cioè io metto sempre la sveglia alle 8, così ho quel paio d'ore, insomma, per stare un po' tranquillo. Tutto bene, ho dormito bene, i dolorini ci sono, soprattutto ho sentito molto il collo stanotte, ma sono tutte cose che piano piano spariscono, ovviamente dopo per il colpo. Ci stanno. Non voglio prendere altre medicine perché riesco a muovermi, insomma. L'ho presa subito, appena accaduto. Raga, quando guardavo, ero in premiere ieri, il lungo video di martedì sera, ho notato che quanto parlo, mamma mia, sono una macchinetta a volte. Che pazienza che... Parlo tanto. Allora, ragazzi, vi devo dire una cosa. Domani mattina è giovedì, 1º febbraio. Oddio, grazie. Devo andare dal dottore. Tanta, tanta attesa per questa visita. Per chi non ha, appunto, non era nell'altro canale, avevo fatto una TAC al piede perché ho una ciste, 2 centimetri. Ogni tanto mi fa malissimo. Bisogna vedere l'origine soprattutto, e poi mi diranno se devo essere operato, se deve essere tolta, insomma. Quindi domani mattina mi devo svegliare. Io a quest'ora, ecco, sono quasi le 8:30 praticamente. Domani devo uscire a quest'ora perché la visita è alle 9:30. Entro all'1 però a lavorare, mi ha spostato di un'ora avanti al lavoro. Quindi domani, sveglio prestissimo. Stasera mi sa che vado un po' prima a letto, se no già stamattina avevo un sonno, ho ancora sonno. Quindi io stasera, come ritorno a casa, devo concludere questo vlog e salutarvi perché domani non ho proprio tempo e devo andare online giovedì sera, in pratica. Bene, volevo dirvi questo, speriamo che non sia nulla di grave. Insomma, vi aggiornerò. Per chi non era in altro canale, appunto non sa di questo piede, di questa ciste, insomma. Vedremo, bisogna capire l'origine, bisogna capire se è da togliere, insomma. Mi fa male spesso. Il sole è finito, raga. Le belle giornate sono finite. È tornato il grigiore della Germania. Vedete? È tornato il grigiore. Non piove, però. Mi sono tutte le nevicate belle che ha fatte, ve le siete persi. Non ci sono più i video. Ha fatto un bel po' di neve quest'inverno. Pochi giorni, però un bel po'. Va bene, va bene. È tanto freddo. Freddo in realtà c'è adesso. Credo che ci siano tipo 0 gradi. Però non ho ghiacciato. Quando è nuvoloso è difficile che ghiaccia. Va bene, ecco le mie previsioni. Parlo già tanto di mattina, ma solo con voi. Se no di solito sono un orso come lui. Guardate, come lui sono. Vabbò, vabbò. Vado, aia, mezz'oretta sul divano. Cosa devo preparare da mangiare per portare al lavoro? Mamma mia, che voglia! Proprio assurdo, c'ho proprio voglia. Ci penserò dopo. Bene, Paolo, bevi l'acqua. Ecco, è finita. Devo bere, devo bere. Ci sentiamo dopo, raga, quando sono un po' più sveglio. Raga, mannaggia, mi sono dimenticato di dirvi che mi sono svegliato a 1024 iscritti, raga. E ovviamente sapete che li ho superati e... è bello vederlo, grazie. Grazie, sto guardando un po' le replay sulla TV. Scusate la tosse,
Oggi proprio voglia zero, ma Paolino forza che domani è ancora peggio. No, volevo dirvi adesso ci sarà il conteggio delle ore, arrivare a queste benedette 4.000 ore, ma in realtà la cosa più importante è stata fatta. E le ore invece è un po' pigro aggiornare YouTube perché ci mette 3, 4, 2, 3 giorni, anzi. Tipo adesso sono fermo a 1.150 ore visualizzate, ma in realtà sono molte di più, saranno già 1.500, solo che ci mette ad aggiornarle, come dire, anche 3 giorni, insomma. Però va bene, quello sarà un nuovo traguardo. Adesso continuo a guardare il video, sono le 9 meno 10, con calma si fa tutto. 9 e mezza, raga, 9:35 mi sono deciso di alzarmi dal divano perché è ora, bisogna. Va tutto bene. Mi sembra un vecchio di 80 anni, mi sembra un ottantenne con questi dolori. Ma dai, ce la faremo. E domani a quest'ora sono già dal medico ad aspettare. Mi devo preparare tra l'altro stasera, anzi dai, stasera i foglietti da portare, insomma, i documenti da portare al medico. Me li devo preparare stasera, però, perché domani sarà una tragedia. Quando gli dirò che sono caduto e che sono tutto dolorante, sì, mi ammazzerà. Cioè, nel senso, mi dirà: "Ma Paolo, ma signor Soru, cosa combina?" vabbè, prendiamola così, ragazzi. Che sto raffreddore pure non aiuta. Ma Paolo, oggi è il 31 gennaio. Dai, forza che finisce sto cavolo di mese. Forza! Raga, siamo ancora saliti. Siamo ancora 3 iscritti in più, 1028. E come non volervi bene? Non stavo più dietro ai vostri commenti. Adesso stavo lì nel divano a rispondere a tutti, perché io voglio rispondere a tutti. Ci tengo. Ci metto un po', però rispondo. Grazie, ma come siete pucciosi. Benissimo, io non ho ancora deciso cosa farmi da mangiare, sono già le 9:35. Ah no, una cosa la volevo fare, l'insalata. Ecco, Paolino, vai, vai, preparatela. E poi hai tutto il tempo di fare la doccia e di uscire. Io mi parlo da solo. Mi parlo da solo. Dai, per quanto riguarda la stampante, raga, ho messo il link, eh? Ho messo il link. Mi state chiedendo come va. Io ho fatto solo quelle prove che avete visto nel video. Va bene, per i documenti va bene. Adesso io mi era venuto un dubbio. Quando si stampano dei documenti raga, da compilare, sulla carta termica devo provare a scrivere. Io penso non ci sia nessun problema. Praticamente è la carta degli scontrini, delle etichette, ma se ci pensate, sull'etichetta, quando stampano le etichette, alla posta o quando mandate un pacco, è carta termica, ovviamente. Quindi si scrive benissimo sopra, si compila. Adesso provo con quelli che ho buttato e vi faccio sapere, ma non ci dovrebbe essere nessun problema, perché me lo state chiedendo, ovviamente, prima di consigliarvi una cosa che poi bisogna sempre vedere per cosa si usa, ma penso non ci sia problema. Adesso provo a scrivere sopra. Eccomi qua. No, raga, nessun problema, ma ci mancava solo. Si scrive benissimo. Nessun problema, è carta normale, assolutamente, è carta normale, raga. Tra l'altro avevo fatto una prova per stampare una foto, ovviamente non si possono stampare le foto, ma cos'è roba così, sì, vedete? Che comunque è carino. Dai, sono Paolo, volete un autografo? Mi mando la foto autografata. Paolo. No, funziona benissimo, raga, ovviamente. Cioè, è carta normale, è soltanto una patina per fare. Per stampare, insomma, ma tutto a posto, quindi va benissimo anche per i documenti. Non so perché adesso ho scritto Roma, solo così. Funziona, benissimo, abbiamo risolto questo problema. Bisogna usare carta normale, scusate, carta termica, ovviamente. Quella normale non la stampa perché ha bisogno della patina, insomma, per stampare, insomma. Avete capito cosa intendo dire? Il link è comunque sotto il video scorso. Ciao. Non riesco a staccare. Fatto la doccia, prontissimo, sono le 10:10. Ho detto vado già a farla, così inutile farla all'ultimo momento. Guardavo un po' il bus per domani per andare dal medico. Raga, devo uscire alle 8 praticamente, 8 e un quarto. Così faccio tutto con calma. Quindi starò fuori tutto il giorno veramente domani, ma per una cosa importante, insomma.
Non posso tirare sul collo così. Devo stare così come. Va bene, mi sono preparato un'insalata comunque da portare via. L'acqua l'ho riempita, la borraccia. Niente, adesso mi stuzzico due pezzettini di pane con un po' di formaggio, così rimango a posto fino alle 4, che ho la pausa. Vi devo dire, raga, ancora vi devo chiedere pazienza per i video domande e risposte. Lo so che lo state attendendo con ansia e mi dispiace. Arriva. Giuro. Comunicazioni da YouTube invece per il vecchio canale non mi danno più speranze. Non mi danno più speranze, raga. Dopo un po' di ottimismo della scorsa volta, nulla. Mi devo rassegnare. Sto già lavorando su me stesso. ad aver perso i video, raga. Va bene così. Mi è venuto in mente anche prima che, perché mi fate i complimenti di questa casetta, i due home tour che ho fatto, soprattutto l'ultimo appartamento che, mamma mia, quanto mi manca. Sì, l'appartamento sì, ma l'home tour da riguardare, sai, era un bel ricordo, non c'è più. Va bene. Bene, ma stiamo ancora più positivi di prima. Sì, devo chiamare mamma perché mi ha detto vado a fare la spesa, ti richiamo dopo, ma prima di uscire la chiamo io. Faccio una videochiamata per vedere come sta. Mio papà deve fare anche, ha fatto gli esami del sangue, deve fare un'altra visita importante domani anche lui, tra l'altro, per una cosa un po' abbastanza seria che ha risolto, però adesso deve stare annualmente in controllo, quindi siamo sempre in ansia quando la fa, ma speriamo vada bene. Noi ci sentiamo stasera direttamente, raga, così ci salutiamo, vi racconto com'è andata questa giornata. E niente, vi mando un bacione grande allora, perché ci sentiamo stasera fra 3, 2, 1. Oddio, questo dito no, 1. A tra poco. A stasera. Non è ancora sera, raga, ovviamente. Sono uscito a prendere il bus, volevo un po' di compagnia. Sto facendo la passeggiata. Ci sono 3 gradi, non c'è freddissimo, eh. Oggi è un po' umido perché, come vedete, è nebbioso. Comunque massimo oggi farà 4 gradi, quindi è tornato un po' di inverno, diciamo così. Autunno più che altro. Domani dovrebbe piovere un pochino. Sabato, questo sabato, quindi tra pochi giorni, mio fratello riapre la gelateria, ricomincia la stagione. Mentre il chiosco dove lavoravo io lo apre sempre il 1º marzo o fine febbraio, se proprio il tempo è bello. Eh sì, una volta cominciavo anch'io la stagione ed era lunghissima, raga, fino a fine ottobre. Anzi, adesso è allungata in realtà fino a tutto novembre, quindi ancora più lunga, ma era troppo dura. Comunque sapete la mia storia. Bene, andiamo a lavorare. Adesso ci sentiamo veramente stasera. Ah, siamo arrivati a casa! Ah, vai. Non ti vedi, mi vedo io. Sono venuto a trovarmi qualcuno che mi sta mangiando tutta la roba che c'è in frigo, ma comunque. Io faccio la spesa e lui magna. No, è venuto a trovarmi mio amico a sorpresa. Sono le 9, no, sono le 20:50. Siamo saliti da pochissimo. Io mi sto facendo il caffè, invece lui deve ancora mangiare. Io devo. Scusate, sto facendo un casino, sto facendo il caffè, sto facendo tutto. Dicevo che sono stanco oggi. E domani mattina mi devo svegliare alle 7 praticamente per uscire alle 8 e alle 8 e 10. Cosa? Ah, prendi tu il regalo qua. Che vabbè. Ah, dopo così ringrazi a Fabio. Un mio amico Fabio ha mandato un regalo per lui. E allora poi lo ringrazierà nel video. Sì, dicevo che sono stanco oggi, domani mi devo svegliare anche presto, però adesso sono contento che è venuto lui a trovarmi. Purtroppo, Contento? no, non sono contento. Perché?
Cosa stai mangiando? No, non ti sto inquadrando. Ah, sì, qua inquadro di mangiare. Due hamburger. Wow. Questi non sono come quelli che ho fatto io, vero? Li hai visti? Più buoni i miei. Buon appetito. Grazie. Vediamo cosa combini. Questi sono Io pronti. faccio, io viso. No, 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 no. Voglio vedere cosa fai. Bravo. Poco sale, che costa? Basta! Dai, va bene. Ok, mentre lui mangia la faccia mia, io mi bevo il caffè. Buon appetito, eh? Neanche uno me l'ha portato, mamma mia. No, scherzo, me l'ha chiesto, ma io. Intanto bevo un po' d'acqua. Oggi al lavoro era abbastanza calmo di nuovo, però, come dicevo, sono più stanco Bicchieri. di ieri. Ah, vuoi pure il bicchiere? Aspetta. Aspetta che devo servire l'ospite, giustamente. Anch'io voglio acqua, me la metti? Aspetta. Cerchiamo un bicchiere e dicevo sì, non lo so perché. Comunque io stasera purtroppo devo concludere questo vlog perché domani mi metti l'acqua. Uscendo presto, non posso salutarvi e domani sera deve andare online. Quindi adesso però vi saluto ancora dopo. Tanto faccio compagnia a lui perché poverino. È brutto stare qua al telefono. Ci sentiamo tra pochissimo. No, io. No, tu no, raga, sei... non ci sei, tu è scappato. Comunque ha già mangiato, io sembra che sto facendo colazione. Caffè, latte e biscotti, ma perché gliel'ho fatti vedere se domani mattina vuole mangiarli. Fatto? Sì, vieni, vieni, ho staccato la registrazione. Vieni, vieni. Ci vediamo dopo. Vieni che non sto inquadrando, è molto vergognoso. Ciao, a dopo. Basta. Bene raga, è quasi ora di concludere questo vlog, ma prima devo dare il regalino senza il pacco, non c'è pacco. Vieni qua vicino al frigo così te lo do, che gli ha dato Fabio per il mio amico, vediamo. Me l'ha mandato uguale anche a me, è come me, è uguale. Vai, pronto? Sì. Guarda. Apri. No. È uguale al mio. Io già sto già usando. Viene dall'Italia. Wow, bene, bene. Dai, ringrazia Fabio. Grazie Fabio, grazie mille. Danke Italia. Danke Italia, danke schön. Adesso vi saluto, raga. Ok. Eccolo qua, guardate il mio dov'è? È uguale. Lo sto usando in questi giorni. Sapone per le mani. Bene, a dopo. Tra pochissimo vi saluto. Ecco qua raga, concludiamo questo vlog, questa giornata. Domani sarà lunga, vi porterò con me. Domani mattina ne comincio subito uno e per chi non lo sapesse, che avevo fatto questa radiografia al piede, domani, anzi mi devo ricordare il foglio, lo metto qua, se no lo lascio a casa e devo ricordare il foglio da portare alla dottoressa. Lo metto qua così quando faccio colazione lo butto nello zaino. Per chi non lo sapesse, appunto... avevo fatto questa radiografia al piede che c'era questa cisti. Bisogna capire l'origine, innanzitutto, se è cattiva o buona, diciamo così per non dire altre cose, e per vedere se è da sporto, se è da asportare. Quindi vi domani nuovo vlog che vedrete sabato sera, raga. Io veramente sto crollando. Quindi vi do appuntamento sabato sera. Speriamo bene, che domani è 1º febbraio che cominci con una buona notizia. Se dovrò togliere la cista, ovviamente la togliamo, però che non sia niente di brutto, insomma. Quindi ci sentiamo domani mattina. Io metto già la mia sveglia alle 7, forse 6:50 è meglio, vedremo. Vi mando un bacio e ci sentiamo sabato sera. Ciao a tutti.